Il cielo è sempre più blu col Branco TV, col Branco TV. Il cielo è sempre più blu col Branco TV, col Branco TV. Non la devi rovinare per forza, non siamo. Buonasera e benvenuti al quizzone da parte del Branco. La sfida consiste in una sequenza di domande. I concorrenti avranno a disposizione 15 secondi. Se non risponderanno in 15 secondi, la risposta verrà considerata errata. Si sfideranno uno dopo l'altro. Vincerà chi risponderà a più domande correttamente rispetto agli avversari. I due che perdono la sfida si sfideranno scendendo dalla discesa con una bicicletta rotta, schiantandosi contro dei materassi. Adesso passiamo alla presentazione dei personaggi. Il nome del primo concorrente è Jambolt. Sei pronto, Jamba? Sono prontissimo, quando puoi iniziare. Adesso la nostra valletta presenterà il secondo concorrente. Sei pronto, Gambastilio? Sempre pronto. Adesso la nostra valletta ci presenterà il terzo ed ultimo concorrente. Ecco a voi il campione, il detentore del titolo. Tu chiamalo se vuoi, Bonfracchio. Può mettere le cuffie, signor Bonfracchio, e iniziamo subito con la sfida. Qual è la capitale dello stato di Washington? Washington. Washington. La capitale è Washington. Passiamo alla seconda domanda. L'inizio e la fine della prima guerra mondiale. L'inizio 1914, la fine 1917. 14-18, 1900. Vaffanculo, dai, va là. Passiamo alla terza domanda. Devi dirmi la proprietà commutativa. Sì. Sì. Sono passati 10 secondi. 4, 3, 2, 1. Infatti, non è perché spostavi i numeri. E il primo fattore per il secondo uguale al secondo per il primo. La quarta domanda. La somma degli angoli di un triangolo. 360. Allora, la somma totale è 180 gradi. 180 gradi. Incredibile! Proprio lui! Passiamo alla quinta domanda. Devi tradurre questa frase in inglese. Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco. Don't say the cat if the cat is not there. Don't cat is on the cat. Non ne ho più pallida idea. No say the cat is in the sack when you have not the cat in the sack. Passiamo alla sesta domanda. Passato remoto del verbo cogliere. Colsi. Tu. Colsi. Tu. Colsi. Tu. Co. Co. Tu colsi. Passiamo alla settima domanda. Un mattone pesa un chilo più mezzo mattone. Secondo te, quanto pesa un mattone? Un chilo. Un chilo? Quindi un chilo e 25. Che offre di più? Una nuova serie dal lunedì 9 settembre alle 10 su D-Max. Quali animali usò Dio per portare cibo a Elia mentre stava sul torrente? Pesci. I pesci. I pesci. Siamo pesci spada oppure pesci palla oppure pesci colorati e stiamo sempre a galla. Si parla di arte. Chi ha dipinto l'urlo di Munch? Munch. 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 Andiamo a Berlino.
Siamo qua nel luogo in cui il nostro concorrente che ha perso effettuerà la sfida. Dovrà scendere dalla discesa in bici e schiantarsi contro questi tre materassi messi lungo la parete. A te, Gianbo. Sei pronto? Sono prontissimo. Ma no, non è vero, non sono pronto, però vado comunque. La discesa è tutta tua. No, te! Ah! E adesso ragazzi, vi dovete iscrivere al canale. Ci vediamo tutti al prossimo video.